Eccomi qua, finalmente sono arrivati. Temo o Timo, come lo vogliamo chiamare, chi di voi non ha mai sentito parlare di Timo? Io dico Temo, mi viene molto molto più semplice. Guardate quanta roba che è arrivata. Conoscete Timo, vero? È un sito shopping online molto molto famoso. Infatti, se andate a guardare, digitate nella barra di ricerca, la prima che esce fuori e Timo, sconti, 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 tanti sconti. Ed io comunque ho pensato anche a voi perché sotto troverete uno sconto, un codice che se segnato nella barra di ricerca vi regalerà un coupon di 100 euro. Bene sì, 100 euro. Lo trovate comunque anche nella descrizione, nel primo commento. E nell'info box, beh, che dire, io all'inizio ero un po' scettica perché non capivo come mai questi prodotti costassero così poco. E comunque qualità-prezzo, secondo me, sono anche molto molto validi. Ho sentito parlare di Temu tramite mio figlio è veramente un fan, compra, compra di continuo, soprattutto degli oggettini, insomma, molto utili per la sua camera, per l'informatica, insomma, compra di continuo. Sarà felicissimo adesso poter ottenere anche questo sconto, questo coupon di 100 euro. Diciamo che nel momento in cui si ordina, nel momento in cui arrivano, loro ti dicono 1 o 2 settimane. Il primo pacco, cioè questo, è arrivato dopo 1 settimana. Questo dopo 2, questo ha impiegato un pochino di più, però è arrivato comunque sempre in tempo. Siamo curiosi di andare a vedere. Ah, un'altra cosa che dimenticavo. Soddisfatto o rimborsato, puoi comunque rendere senza costi aggiuntivi. Andiamo subito ad aprirli e dopo vedremo anche come utilizzarli. Iniziamo dal primo pacchetto che è arrivato. Metto anche gli occhiali perché, ahimè, l'età fa brutti scherzi. Curiosi, vero? Anch'io. Come vedete, si presentano questi due nel classico sacchetto, mentre quelli in basso nella scatola di cartone. Tanta roba, tanta roba. Ecco una cosa che io adoro di Timo, sono questi sacchetti meravigliosi, riutilizzabili, vedete? Comodi da tenere in valigia quando si va in vacanza. Ecco, prendiamo il primo pacchetto qui a caso. Ta-da! Qui abbiamo praticamente un elettrodomestico per fare, non so, i ravioli, un qualcosa anche di fritto, pasta sfoglia con della Nutella, insomma, possiamo fare tante cose. Ma la cosa bella, vedete, qui c'è il suo carichino USB. Facilissimo, dopo comunque andiamo a vederlo insieme. Vi faccio vedere appunto come fare un piccolo panzerottino con la Nutella. Andiamo avanti. Qui invece abbiamo la classica mandolina, ma con il cassetto. Io la mandolina la uso veramente tanto per le patate, per le zucchine, per le carote, insomma, ne faccio veramente un utilizzo molto largo. Qui come vedete ci sono varie lame e per poterlo utilizzare al meglio. Il cassettino, ops, ora mi cade, con tutte le lame all'interno. Ecco, vedete? Possiamo fare le patate julienne o anche il classico taglio delle patate fritte. Ecco qua. Invece abbiamo, chiamiamolo un estrattore di frutta, vedete qui all'interno mettiamo la frutta e andiamo a tritarla. Ne verrà fuori un qualcosa di vitaminico anche per i bambini, fantastico. Andiamo avanti. Poi cosa abbiamo? Ah, questo molto molto utile, eh? Setacciare la farina e il cacao, zucchero a velo diventa sempre un problema perché io normalmente uso i classici colini. Con questo diventa un gioco da ragazzi.
Questo lo volevo tantissimo perché star lì ad affettare il prezzemolo, il basilico, l'erba cipollina, ci si mette sempre una vita. Con questo invece, guardate, un unico taglio e ricaverete 5 pezzettini delle vostre erbe aromatiche. Qui invece vedete sono tutti oggettini piccoli e costano alcuni nemmeno 1 euro. Questo invece è il separatore uovo, tuorlo, albume. Qui cosa abbiamo? Ah, qui abbiamo lo spruzzino. A volte devi mettere un po' di olio sulla padella oppure sulle patate nella friggitrice ad aria e non sai mai come fare. Lo spruzzino, lo riempi d'olio e vai. Allora, qui invece, come vedete, questo dovrebbe essere, se riesco a tagliarlo, aiuto. Vuoi fare, non so, un pomodoro a fettine, un uovo sodo sempre a fettine? Ecco, questo è l'attrezzo giusto per voi. Si schiaccia così non scappa. Questo invece è molto comodo. Cucchiaio o colino, se vuoi prendere dalla tua pentola, vuoi scolare qualcosa in anticipo. Questi ragazzi li adoro. Li adoro. Volete fare una cream tart? Volete fare una torta, un pan di Spagna con un numero? Questo vi facilita tutto perché io prima le facevo, per carità, sul web avevo trovato un sito dove poter scaricare i numeri e tenevo quella stampa da parte. Qui invece ce li ho sempre tutti a portata di mano. Carino, eh? 80? Molto in là, festeggeremo anche gli 80 anni. Però vedete, è un, chiamiamola plastica, non mi piace chiamarla plastica, comunque è un materiale, diciamo, per alimenti che puoi appoggiare tranquillamente sui tuoi dolci. Ricavare appunto una cream tart, un pan di Spagna con il numero è fattibile. Ci sono tutti i numerini, come vedete. Vuoi la 1, vuoi la 2, vuoi la 3, arriviamo fino a 10. Andiamo avanti. E questo, ragazzi, non è fantastico? Io direi meraviglioso. Io ho 3 cagnolini, non ho un bassotto, ho 2 pince, non ho Yorkie. Però qui poter fare, non so, il ghiaccio a forma di cagnolino, oppure dei biscotti, o anche qualcosa per loro, dei biscottini per i nostri cagnolini. Andiamo avanti. Andiamo a vedere cos'altro c'è in questa scatola. Wow, questo è un tagliere. Da questa parte potete tagliare tranquillamente. Da quest'altro lato invece potete servire i vostri antipasti, i vostri aperitivi, perché è scenografico. Andiamo ad aprire il secondo pacco. Ecco qua. Allora, questo a portata di mano, sempre mi raccomando, è un dispenser per i vostri cereali, i nostri legumi. È uno spasso. Ecco qui, ragazzi, all'interno 1, 2, 3, 4, 5, 6 scomparti. Andremo a mettere fagioli, lenticchie, i cereali per la colazione al mattino, poi in base a ciò che vogliamo andiamo a schiacciare il pulsantino. Dopo comunque vi faccio vedere l'utilizzo con i cereali all'interno. Ok? Ta-da! Terzo e ultimo pacco, andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Allora, qui abbiamo bisogno del cutterino. Meraviglioso. Tagliere. Contenitori dove all'interno abbiamo, aspettate che l'appoggio, vi faccio vedere meglio da vicino.
contenitore con il grattugino e il suo coperchio da tenere anche in frigo volendo. Qui abbiamo un altro cassettino, un tagliere per affettare zucchina, melanzana, quello che vogliamo. Qui sempre un grattugia, però con la lama a fori più grandi. E qui sempre più grande. Insomma, qui possiamo grattugiare, formaggio a tutto andare. E la felicità è nostra e mia. E qui, come direbbe qualcuno, allegria! Dai, non scherziamo. Comunque, adesso andiamo a vedere da vicino come utilizzare qualcuno di questi oggetti e non dimenticatevi di segnare il vostro codice per utilizzare i vostri 100 euro, un coupon da non perdere. Andiamo insieme. E ora andiamo a fare una frittatina insieme utilizzando un po' di questi accessori meravigliosi. Qui taglio il prezzemolo con le forbici, multitaglio. È velocissimo, come potete vedere. Metto un uovo all'interno, il sale e vado a setacciare la farina con il nuovo setaccio Temo. Mescolo, prendo il tagliere con il grattugia, in questo caso io grattugio dell'Emmental, potete decidere qualsiasi tipo di formaggio sia di vostro gradimento, ma in questo caso io ho preferito del formaggio fresco. Lo inserisco all'interno del composto, mescolo ancora un pochino, prendo un padellino e con il mio nuovo spruzzaolio vado a tingere un po' il padellino. Metto l'impasto all'interno e faccio la mia frittatina e logicamente utilizzo il tagliere a onde per servire la mia frittata. Qui, come vedete, una meravigliosa carrellata degli oggetti che Temu ha mandato. Sono veramente tanti, prezzi stracciati, accessibili e soprattutto molto molto utili. Spero siano utili anche a voi. Beh, comunque, insomma, tanta roba. Spero il video vi sia tornato utile. E mi raccomando, occhio al vostro codice. Ciao!